domenica torneo di calcetto dedicato alla Madonna della Pace. Diverse scuole di calcio del territorio si sono sfidate presso il Palatec di Giuliano per una vera e propria festa dello sport all'insegna della fratellanza e del divertimento. Scorso, proprio in un'intervista su questa rete televisiva, avevamo detto che volevamo portare questo torneo a livello nazionale e con un passo alla volta credo che ci stiamo riuscendo. Oggi era presente qui il Cerignola in provincia di Foggia, che ci ha onorato con una comitiva di 70 persone a onorarci questa festa patronale. È arrivato anche il direttore generale Perugia Calcio e questo ci fa capire l'importanza tale di questo torneo. Abbiamo deciso perché è una manifestazione dei bambini dove noi siamo molto attenti su queste cose. Faccio sinceramente, quello che ho visto oggi è una cosa molto 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 bella. I bambini da sempre sono stati una delle priorità dell'organizzazione dei festeggiamenti anche quest'anno. I piccoli calciatori verranno premiati tutti, senza vinti né vincitori. La congrega ha sempre mirato sui bambini. Dove ci sono i bambini c'è sport, dove c'è sport c'è legalità, c'è, come dire, un qualcosa che poi si proietta nel futuro. Tanto è vero che oggi qua non ci saranno né vinti né vincitori. La Madonna non vuole né vinti né vincitori, perché poi i bambini sono la speranza del futuro. L'ho detto più di una volta, i bambini sono la parte integrante dei festeggiamenti. Viva lo sport e che Dio benedica questa iniziativa.